rammarico no, anzi, ci teniamo stretto questo punto perché forse la gente sottovaluta che davanti avevamo il Catanzaro, che a livello di organico ha 22 giocatori esperti, 22 giocatori che sono abituati a vincere campionati. Quindi ci teniamo stretto questo punto anche perché poi non abbiamo creato così tanto, non ci hanno concesso così tanto e quindi penso che sia un grandissimo punto che ci permette di continuare sulla striscia di risultati positivi. Rivedere il Teramo all'ottavo posto esattamente come nella passata stagione, anche se adesso ci sono delle gare per provare a migliorare, che spunti di riflessione ti fa avere questa coincidenza, insomma. Sicuramente bisogna analizzare anche le squadre che erano l'anno scorso e quelle che sono quest'anno. Quest'anno sono subentrate Foggia, Palermo, squadre di qualità, si sono rinforzate tutte nel mercato di gennaio. Noi comunque alla fine siamo sempre gli stessi, non è cambiato nulla e quindi poi magari in qualche partita alla lunga lo puoi anche pagare questo sforzo. Però ecco, da qui alla fine non molleremo di un centimetro, questo sia ben chiaro, perché ovviamente dobbiamo e possiamo, abbiamo le qualità per migliorare la nostra posizione, però sapendo sempre che di fronte abbiamo squadre sempre più attrezzate. L'esperienza conta in questa categoria. Tu sì, puoi avere 4-5 giocatori di esperienza, se poi hai tutti i 2000 che comunque ne faranno di strada perché sono tutti ragazzi in gamba, ad oggi diventa complicato. Quindi la gente si dimentica che le squadre che sono ai playoff sono super attrezzate. Quindi noi stiamo dando il massimo. Il nostro massimo ad oggi rispecchia il settimo, ottavo posto in cui siamo e che sicuramente vorremmo migliorare, però ad oggi stiamo dando il 100%. Catania e Ternana, Pedro Costa Ferreira sarebbe il Teramo, dovrebbe essere soddisfatto se uscisse con quanti punti? Questa è una domanda difficile da rispondere. Sicuramente non perdere tutte e due sarebbe già fantastico.